Purtroppo Giulio non ha consegnato ancora i soldi. Ma come cazzo sarebbe? Ma siamo pazzi? Ma hai tenuto problemi a se procura. E non mi passa manca la capa. A darci i soldi, se non spezziamo il coscio, tagliamo pure il vecchio. E vabbè, cercherò di insistere un po'. Ci pensi? E bravo a te. Cerchiamo di risolvere questo piccolo problemino, eh? Mi fai paura. Adesso siamo agli sgoccioli, perché non è abbastanza. Abbastanza di cosa? Di tutti questi lavori di modella che continuo ad accettare. Oh, sei fortunata, piovono dal cielo. Ed io fessi a crederci. Te ne sei fregato di me, della mia opinione. Mi hai firmato per quell'importante agenzia. Dico bene, Fiorenza, non è così? D'accordo, ho firmato per quell'importante agenzia. Cosa dovevo fare? Dire, mi dispiace, ho sbagliato, sono una svergognata. Sono una fidanzata indegna. Scordatelo. Adesso non cercare di minimizzare la cosa. Puoi parlare fino a domani, puoi girare la frittata quanto ti pare. Ma il problema resta, che hai ingannato me, il tuo ragazzo. Non posso credere alle mie orecchie. Non puoi pensare queste cose. Non avrei mai creduto che saresti arrivato a tanto. Mi domando che razza di rapporto abbiamo avuto. Se ancora si può chiamare così. Com'è che ti vedi con un romano adesso? Tu come fai a saperlo? T'ho vista che ti baciavi con Adriano Romano. Senti papà, io amo Adriano, noi ci amiamo e tu non rovinerai i nostri piani. Adriano mi ha anche chiesto di diventare sua moglie. Ma che ingenua che sei! Quella gente senza scrupoli! A cominciare da Fausto, quello zootipo che si è arricchito sul fallimento di una mia multinazionale! È gente che campa sulla pelle degli altri, che passa sul cadavere degli altri! Stai attenta! Adriano non è così. Io mi amo. Tu sei destinata a soffrire con un uomo come lui. Se insisto, è perché ti voglio bene, figlia mia. Non mi interessa, non mi interessa. Adriano è l'uomo della mia vita, io voglio stare con lui. Io li conosco bene, a cominciare proprio da Fausto Romano. Eravamo soci insieme, stavamo sempre assieme, amici per la pelle. E lui mi ha portato via soldi, successo e donna. Ricordo ancora quando Flora De Ascentis era la mia donna. E lui non ci ha pensato due volte a pugnalarmi alle spalle. Parliamo d'altro. Meglio. Gian Paolo, il mio fratellone, lo carichi sempre di responsabilità in azienda. Già è cresciuto come un pallone gonfiato. Adesso si monterà ancora di più la testa. Non cambiare discorso adesso. Comunque, se ti fa piacere, sappi che Gian Paolo almeno, rispetto ai miei figli, è quello che mi dà più soddisfazione. Porta su il nome della famiglia in alto. Cosa che dovresti fare anche tu, invece di frequentare certa gente. Certo, come no. Sembra che abbiate visto un fantasma.
Sono io. Sono proprio io. Cosa vuoi, papà? Penso che abbiamo già sopportato abbastanza la tua presenza, non credi? Penso che abbiamo già parlato in modo civile, come dici tu. Non gli è bastata la discussione, signore. Lei è instancabile. Cosa vuole offrire? Un prezzo più alto? Andiamo. Dai. Sembri proprio un bambino. Un bambinello viziato, Davide. Un bambino. Quello che servirebbe a voi due e a me. Adesso ne parli come se te ne importasse veramente qualcosa, papà. Certo che me ne importa. È la cosa che più desidero. Un bambino. Da viziare. Da coccolare. Da tenere tra le braccia. Un futuro erede per il mio impero cosmetico. E che mi chiami nonno. La parte del nonno non la si addice proprio, signor Roma. Anche un bambino oggetto dei suoi titoli in borsa. Sai, Davide, a volte mi sei quasi simpatico. Però cerca di non lasciarti troppo prendere la mano con questo tuo sarcasmo. Altrimenti mi vedrò costretto a fartene pentire. Cominciavo a perdere esperienza. Livio, che ci fai qui? Che ci faccio? Aspettavo te. Scusami, ma vado di fretta. Non posso. Non puoi evitarmi per sempre. Ti chiedo solo pochi minuti. Livio, davvero, non ho tempo. Guarda che non me ne vado da qui finché io e te non abbiamo parlato. Parlavo con mio padre, ha scoperto di noi, mi ha impedito di vederci. Non puoi immaginare, mi ha detto cose terribili. Dobbiamo avere solo un po' di pazienza. No, al diavolo le nostre famiglie, con i loro preconcetti e tutti i loro pregiudizi. A me non va di avere pazienza. Ma come puoi chiedere una cosa del genere a un uomo innamorato? Io ti voglio. Perché mi fai questo? Sei così sfuggente. Sto solo cercando di ritrovare un po' di serenità. È finita, Livio. Non sono stato io a volere la nostra separazione, ma gli eventi. Il fatto che sei diventato il papà della figlia di quella lesbica. Eppure mi sono imposto di accettarla. Credi che sia stato facile per me ricominciare? Perdere te mi ha aperto gli occhi su quanto sono stato stupido e vigliacco. Non riesco a credere di essermi vergognato di noi due, di ciò che eravamo. Ci stavo male, sì, ma non è niente in confronto al dolore che provo ora. Perché proprio adesso? Perché? Sono stato dei mesi senza di te, ho resistito. Ti ho dato tempo, ti ho aspettato. Ma ormai è finita, Livio. Non ci credo. Sono cambiato. Non ho più paura. Non mi importa di ciò che pensa la gente. Sono pronto a gridarlo al mondo intero che ti amo. Abbassa la voce! Dimmelo guardandomi negli occhi che non mi ami. Ma lasciami! Vedi, non ci riesci. Scusami, davvero scusami. Ma che state combinando? A volte sono troppo geloso. Uno stupido, ecco. Forse pure io ho esagerato, Giulio. Dovevo dirtelo di quel contratto. Sì,
ma io sono l'ultima persona che può giudicarti. Anch'io ho un sogno. Voglio fare l'attore. Sono con Adriano, sto vivendo un sogno da cui non vorrei più svegliarmi. Ma sì, è un uomo così dolce, così romantico. Un uomo che tutte le donne vorrebbero sposare. Sei troppo sognatrice, Lisa. E il fatto è che è un romano, poi, eh? Le vostre famiglie si odiano da decenni. Uffa, Sere, assomiglia a mio padre, ma non mi interessa. Sai, io li conosco bene, Romano. Tempo fa frequentavo spesso casa loro. Ero diventata amica di Stefano per provarci. Ma poi lui mi ha rivelato di essere gay. Certo che tu te le vai proprio a cercare col lanternino, ste batoste, eh. Secondo me guardi troppe telenovele. La mia vita è una telenovela, Elisa, non me ne va bene una. Aspetta di sentire questa. L'altra sera sono uscita con un uomo che era sposato. Qualche settimana fa con un non prete in preda alle crisi spirituali e l'ultimo mi ha scambiata per una escort. No, giura! Giuro, una escort. Mi ha scopata e poi mi ha lasciato anche dei soldi. No, io sono sfigata, mi devo rassegnare. Ma dai, significa solo che non hai ancora trovato l'uomo della tua vita. Tuo principe azzurro. Vedrai, sta arrivando sul suo cavallo bianco. Da questi incidenti di percorso, se così vogliamo chiamarli, ho capito una cosa. Credo che il cavallo del principe azzurro si sia proprio azzoppato. Me ne vado, è già deciso. Invece no, troppo rancore mi sono portato dentro. Ricominciamo, che ne dici? Riproviamoci. Sicuro? Sicuro che non te ne pentirai? Ne sono sicuro, anzi sicurissimo. Diamo un risvolto alla nostra storia. Ricominciamo. Guarda, è da tempo che sogniamo questo momento. Credo che i miei occhi già abbiano visto e sopportato abbastanza. Ma la vogliamo smettere con queste danneggiate? Ma vi siete messi in testa di far succedere uno scandalo qui? Io posso darle una mano? No, grazie. Certo che suo marito ha un bel coraggio a lasciarla qui da sola. Ma tu chi sei? Che ne sai della mia vita? So quanto basta. Sono cresciuto senza una madre e con quattro fratelli. Uno più benefreghista dell'altro. Tutti presi dal loro lavoro e dai loro impegni. Questo mi dispiace. Comunque, piacere, Carmela. Piacere, Giulio. Giulio Romano. Bellissimo nome. Bello anche il tuo. Sai, mi ricorda tanto quella canzone. Carmela è una bambola. Sei anche spiritoso. Non ho mai conosciuto una donna come te. Ma che fai, ci provi? Guarda, che io sono una donna sposata. Lo so, ma che problema c'è? Che esistono a fare relazioni extraconiugali? Che stupido che sei. Ma che pensi che non ho capito? Sotto questi vestiti arde ancora il fuoco della passione. Di una donna che vuole vivere e pensa che voglia nascosta. È meglio che me ne vada. No, tu resti qui. Papà, Livio è mio ospite e non ti permetto di trattarlo in questo modo. Non ti preoccupare. Ti chiamo e ci vediamo dopo. Ok, a dopo, amore. Arrivederci, signor Romano. Spero mai più. Ma come fai ad essere così duro ed insensibile? Ma ce l'hai un cuore? O l'hai chiuso da qualche parte? Di queste cose ne parleremo dentro con calma. Adesso andiamo.